Avvocato Stefano Simonetti, presidente FIPSAS, un commento su quello che è successo qua alla riserva. Quello che è successo ieri, questa notte, oggi e che sta ancora succedendo è per noi una catastrofe, un disastro colossale, un danno enorme. La sezione provinciale di Lecco, convenzionata con la FIPSAS, chiede sin da subito a tutte le autorità, a partire dal comune di Merate, la regione Lombardia e a tutte le autorità sostanzialmente interessate o coinvolte, un intervento di bonifica totale del lago. Non possiamo più permetterci di fare studi, rinvii, ipotesi o altre cose. Serve una bonifica totale del lago. Questa è una riserva bellissima, prima si chiamava riserva naturale, oggi qualcuno già la chiama una riserva avvelenata. Serve una bonifica complessiva di questo bellissimo lago. Questa mattina ho inviato tutti i documenti fotografici all'assessore regionale Fabio Rolfi, nei prossimi giorni gli chiederò un incontro, gli chiederò evidentemente una riflessione. L'obiettivo è uno solo, un progetto immediato di bonifica totale del lago di Sartirana. Da quanti anni vieni qua alla riserva? Non chiedo quanti anni hai, ma diciamo da quanti anni sei qui alla riserva? Io pescavo qua all'età di 15 anni e ricordo che qualche anno fa con Bellani, il passato presidente della Briantea, avevamo evidenziato insieme all'allora amministrazione la necessità di contenere il canneto per ripristinare quella corrente naturale che c'è nel lago, che è una corrente fondamentale per riossigenare l'acqua in maniera naturale. Ma questo è possibile solo contenendo il canneto, contenendo l'isolino. Avevamo evidenziato anche all'allora amministrazione la necessità di fare dei lavori per ripristinare le sorgenti del lago. Sono tre e i pescatori sanno grosso modo dove sono, perché ci sono dei pescatori anziani che vivono qua da tantissimi anni. Tutti aspetti che evidentemente o non sono stati fatti o sono stati fatti in maniera non corretta. Oggi abbiamo un problema in più: questo fenomeno di rimescolamento ha messo alla luce questa problematica in tutta la sua grandezza, e quindi serve anche una bonifica del fondo del lago, perché ci sono delle sostanze che, se rimescolate in maniera non naturale, evidentemente creano questo disastro e questa catastrofe. La vecchia amministrazione, diciamo la precedente a questa, sì, gli incontri che avevamo avuto in Massironi, no, Massironi. Ma era stata fatta qualche promessa dal sindaco Massironi? C'era stato, ma dei lavori sono stati anche fatti dall'allora sindaco Massironi? No, secondo noi no, e lo avevamo detto. Ok, ma non vi hanno risposto nulla? No, diciamo, sono stati fatti. Allora io ricordo che quando i lavori erano in corso io ero venuto con Fumagalli, con altri pescatori eccetera, e pur voglio dire nell'apprezzamento di quei lavori in corso, avevamo evidenziato forti del parere anche di alcuni anziani pescatori che quei lavori, pur utili, non erano sufficienti. C'è un altro aspetto: il dottor Negri, che gestisce l'incubatorio di Fiume Latte, già da molti anni ha fatto un progetto di bonifica del lago di Sartirana. Mi sembra che si chiami washout sostanzialmente. Porteremo alle istituzioni interessate questo aspetto, chiederemo loro di valutare questa progettualità e di metterla in campo, perché questo è un campanello, non è un campanello d'allarme, è un disastro, però per certi aspetti è un campanello d'allarme che dobbiamo cogliere, e dobbiamo cogliere immediatamente e con rapidità.